Ciao a tutti, in questo video vi presento il Joystick Composer, uno strumento accessibile prodotto dalla Digit Music e distribuito dalla Leonardo Ausilli. Da come potete vedere è uguale a un joystick per guidare le carrozzine elettriche, con la differenza che è l'equivalente di una Master Keyboard. Ha moltissime possibilità di applicazione, in questo video vi farò vedere le principali funzioni. Andiamo a vedere come è fatto questo strumento. Lo strumento è diviso in due parti, c'è il joystick che sarà la nostra tastiera formata da 8 note e poi ci sono 8 pad che ci daranno la possibilità di cambiare le impostazioni. Questo strumento è una master keyboard, quindi non ha suoni interni, dobbiamo collegarlo ad un PC o ad un tablet per poterlo suonare. Possiamo collegarlo tramite cavo USB o Bluetooth. Lo strumento nasce con due scale memorizzate, la scala maggiore e la scala minore naturale, utilizzabile ovviamente in tutte le tonalità. È uno strumento dinamico e la dinamica è comandata dal movimento del joystick. Per gli utenti che hanno difficoltà di movimento è possibile annullare la dinamica, quindi anche con un piccolissimo movimento del joystick attiveremo la nota. Per farlo basta premere il pad 1 per 3 secondi e poi premere il tasto 5. Il sustain è attivabile e disattivabile con il tasto 3. Con il pad 4 attiviamo la modalità accordi. Con il pad 5 aggiungiamo alla triade la settima, la nona e l'undicesima. Luce spenta, triade. Con il pad 6 possiamo suonare i rivolti. Primo rivolto, secondo rivolto, fondamentale. Premendo i tasti 7 e 8 contemporaneamente andremo a suonare la nota un semitono sotto da quella impostata nel joystick. Per evitare che si premano per errore i pulsanti, li possiamo disattivare premendo i tasti 2, 5 e 7. Provando questo strumento mi sono fatto varie domande, per esempio, se un utente con un certo tipo di disabilità riuscisse a muovere solo il joystick ma non a premere i pulsanti, perderebbe tutte queste funzioni e non vedo ingressi per sensori esterni. Quindi, se avessi bisogno di una scala differente, se avessi bisogno di più alterazioni, se avessi bisogno di accordi diversi da quelli costruiti sulla scala maggiore, come posso fare? Qui entra in gioco un software che si chiama Camelot di Audio Modeling che permette di mappare tutte le note in uscita di questo strumento. Adesso vi faccio vedere come. Eccoci in Camelot. Allora, adesso vi faccio sentire la scala maggiore impostata nel joystick. Adesso andiamo a trasformarla in un'altra scala. Allora, entriamo nel MIDI setting, Music Scale, On. Qui possiamo cambiare tutti i parametri. Qui abbiamo tutte le scale a disposizione, scegliamo pentatonica, possiamo scegliere la tonalità, la tonica di partenza, lasciamo pure Do. Ed ecco che adesso il nostro sax da Do maggiore, scala maggiore, diventa pentatonica. Possiamo fare la stessa identica cosa con la mappatura delle note. Quindi adesso spegniamo la modalità della scala, andiamo in Note to Chords e aggiungiamo, attiviamolo, e aggiungiamo un nuovo parametro. Adesso io ne ho già impostati qua qualcuno. Abbiamo aggiunto un nuovo parametro, quindi andiamo a dire impara, quindi facciamo il movimento che vogliamo fare con il joystick. Per esempio in basso, lui dice C5, quindi il joystick manda un C5. Vogliamo che diventi un e decidiamo che cosa. Adesso io sto utilizzando una tastiera, una master keyboard, e vado a premere il tasto che mi interessa, la nota che mi interessa. Ed ecco qua. Adesso il joystick suonerà queste note qui.